Il senatore La Russa ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io cercherò di rimanere assolutamente in tema. Questo è un voto sul calendario ed è del calendario che mi voglio occupare. L'onorevole senatore Fazzolari ha esposto le ragioni con convinzione e dovizia di particolari sulle quali noi fondiamo la nostra richiesta di trasformare quella che vuole essere l'informativa del Presidente del Consiglio in una comunicazione che consente il voto del Senato. Aspetto che esca il Ministro. Siamo assolutamente convinti che non ci sia molto da discutere, Presidente. Mi appello a lei, perché il fondamento della modifica all'ultima ora della comunicazione in informazione trova un riferimento non normativo ma soggettivo nella dichiarazione del Presidente del Consiglio che il Consiglio europeo la riunione europea sarebbe informale. Ha informato i colleghi degli altri stati che è informale? Non l'abbiamo letto da nessuna parte. Confonde forse informale col fatto che è online? La legge impone che prima di questa riunione vi sia il voto del Parlamento al termine di una comunicazione. E io mi appello a lei, Presidente, affinché verifichi, al di là del voto del calendario, se davvero quella riunione è informale o se invece è a tutti gli effetti una riunione che presuppone che il Parlamento possa esprimersi con un voto. Non possiamo noi violare la legge a colpi di maggioranza. Già la maggioranza e il governo di prassi innovative ne stanno facendo molte. E la cosa che ormai è diventata stucchevole, onorevole senatrice Presidente, è che da parte della maggioranza, l'abbiamo sentito prima, il collega di 5 Stelle, si ha la presunzione addirittura di bacchettarci tutte le volte che non siamo d'accordo con loro. Ormai c'è un assioma: siccome c'è stato il coronavirus, guai se l'opposizione non è d'accordo con le sciocchezze che tante volte dice il governo, con le nefandezze che ci ha propinato in queste settimane. Ha usato testualmente queste parole: che quello che stiamo facendo qui come opposizione indebolisce il ruolo del Presidente del Consiglio in Europa. Onorevole collega, senatore, perché non prova a ragionare al contrario? Perché non prova a guardare le cose con un occhio sereno? Lei lo sa che se un Presidente del Consiglio va con il voto del Parlamento è molto più forte che se va col voto di Villa Pamphilj? Ci ha mai pensato a questo? Che in tutti gli altri paesi mica vanno a Villa Pamphilj prima di andare in Europa. Si confrontano, hanno un mandato che se fosse un mandato serio potrebbe avere. O forse c'è un problema non con l'opposizione, c'è un problema tra di voi su che mandato dare a Conte, e Conte preferisce non averne nessuno e giocare sul fatto che se poi non approvate quello che dice si va magari a rompere il giocattolo, cioè la maggioranza e il governo, e Dio non voglia si corre il rischio di chiamare gli italiani a votare. Quello è il rischio che deve essere respinto. In ogni caso, vada in retro Satana, vada in retro elezioni libere e democratiche. Per quello, Presidente, noi chiediamo con forza che sia rispettato il ruolo dell'opposizione, che ha un solo obiettivo, quello di fare sì che gli interessi degli italiani
non siano affidati al soggettivo, alla soggettiva valutazione di un Presidente del Consiglio senza alcun mandato popolare e anche addirittura senza mandato parlamentare. Noi vogliamo che gli interessi dell'Italia siano veramente sostenuti in forza a un ragionamento condiviso. Questo non c'è. Sul MES qual è la verità? Per uscirne, lo ripeto Presidente, e glielo affido questo compito, stanno dicendo che quella riunione è informale. Troviamo una fonte esterna che dica che è veramente informale. Ce lo dicano anche gli altri paesi, a noi non risulta. Mentre invece ci risulta che in questi giorni, in queste ore, nel resto del calendario c'è una corsa a fare a meno di qualunque contrapposizione. Ma lo sa bene il paese, l'Italia, che ci faranno votare il 20 di settembre danneggiando il turismo, danneggiando le famiglie, costringendo una campagna elettorale in agosto sotto l'ombrellone perché non si discuta neanche nelle elezioni regionali e viva Dio, mischiando addirittura il voto referendario col voto regionale, cosa che non c'entra assolutamente niente. C'entra, è nel calendario di adesso. E anche su questo, Presidente, abbiamo discusso nella riunione dei capigruppo, ma vede, e concludo, la maggioranza, il governo, pensano che la soluzione dei nostri problemi sia negli stati generali, e anche lì tradiscono un po' di ignoranza storica, perché gli stati generali, me lo insegnate, durante prima la rivoluzione francese, non furono esattamente qualcosa che portò bene a chi li aveva promossi. Non vorrei che tutto finisse questa volta in maniera incruenta con una sonora ghigliottina politica. Grazie.